scusa, che discorso è? Questa è la tesi dei signori accusatori. E ancora quando... Perché proprio lui, dico, perché hai chiamato lui? Perché ho chiamato lui, perché lo conoscevo, bene. Poi non è che l'ho selezionato, ma l'ha scelto Berlusconi di fronte ad altri 171 del paese di Monza, eccetera, quindi un sacco di gente. Questo qua poi tanto si è comportato benissimo. Se dovessi dire delle cose su Matteo dovrei solo parlare di Maracchi, per quello che mi riprovero. Anche Berlusconi l'ha detto in campagna elettorale. Sì, l'ha detto, è una persona che si è comportato benissimo, lì è stato un professionista straordinario, ha messo a posto un sacco di cose, professionista bravissimo. Poi dopo c'è stato il rapimento del principe d'Argento di Sant'Agata una notte ad Arcole. E da lì poi c'è stata un'inchiesta dei carabinieri, hanno arrestato Macaro, ma non per il rapimento, l'hanno arrestato perché aveva un assegno vuoto, non so, qualcosa del genere. E da lì poi si è scoperto che il personaggio aveva dei problemi di carattere giudiziario. Fu allontanato, nel senso che se ne andò, perché neanche allontanato, lui stesso se ne andò via e il discorso è finito per tutta la vita. Ma lui comprò un cavallo, oltre a quelli che comprava per il suo, era un cavallo suo che si chiamava Epoca, che è stato tutto un discorso, ti ha lasciato lì ad Arcole perché non aveva dove portarselo. Ogni tanto chiamava e diceva, dica al dottore se si compra questo cavallo perché non sa più dove metterlo, ma Berlusconi non piaceva perché era focoso e aveva paura che i suoi figli su questo cavallo si facessero del male. Quindi gli dicevo, non insista, questa è una famosa regolata, dico, non insista, compri questo cavallo, quello che hanno interpretato come se volesse vendere delle dosi di droga, perché in gergo un cavallo è, non so, una partita di droga. Infatti mi sono stati scoperti, perché un cretino ha detto mezzo cavallo, manchi mezzo cavallo. Allora questo qua insisteva sul cavallo e io gli ho detto, guardi, non insista perché Berlusconi non è santo che suda, l'ho detto in siciliano, per farglielo capire, no? Non insista, non è santo che suda. Questa cosa naturalmente è per gli atti del processo. Perché sei drogato, fai commercio di droga, no? Ogni tanto. Se è vera la tesi che mandano per offrire della droga, se è vera la tesi che mandano per offrire droga, parla di cavalli, c'è la prova provata che dell'Udi, anche a nome di Berlusconi, rifiutano la partita di droga e mandano gli altri. Questo è sicuro. Era una questione di prezzo, una questione di cose, ma la prova provata che la droga l'hanno rifiutata è nella telefonata. Se non è santo che suda, in quel caso si può intendere di dire niente, Berlusconi, nemmeno per la droga è disposto a cacciare da Napoli. Ma la verità è questa, che è incredibile come sia potuta venire nel nostro paese una cosa del genere. A parte quello che succede a me, ma come ho già detto, a parte che non è grave, il mio processo è di concorso esterno, non è grave, concorso esterno, ma è che è grave quello che succede, è quello che è successo e quello che sta succedendo, perché il fatto che si sia costituito un partito nel 93, deciso il 20 settembre del 93, deciso di farlo, dopo che Berlusconi parla con dei vari segni, Martinazzoni, che non capiscono nulla e quindi se, diciamo che rifiutano di interessarsi, Berlusconi mi dice che bisogna fare un partito. E come si fa? Dice che adesso lo fanno tutti, facciamo la prima. Perché non c'era niente da fare. L'avanzata dell'occhetto famoso era inarrestabile. Se non si fosse costruito il partito di Forza Italia, noi avremmo avuto un altro momento storico nel nostro paese. Ma in ogni caso, Berlusconi lo decide. Era una cosa che lui ambiva a fare perché sempre ammirava questi politici e, come dire, però non riusciva a capire come potessero avere tutta questa forza, questo potere anche sugli imprenditori. Lui diceva sempre, io mi conosco tanto. Che ho creato tanti posti di lavoro, migliaia e migliaia di persone, che ho inventato addirittura delle cose, eccetera, poi devo andare a strisciare ai piedi dei politici, perché così era, specialmente dalla televisione, altrimenti chiudevano. E quindi quello era una cosa che era quasi una sorta di volontà sua di rivincita, di riuscire a fare qualcosa nell'ambito della politica, che è la più importante
delle attività umane, non fosse altro perché regola e condiziona tutte le altre, comprese quelle dell'impresa, dell'imprenditore che si dà da fare e che rischia, questa era la sua ambizione. E io lo sapevo che era la sua ambizione, e sapevo che l'avrebbe fatta. E quando mi chiese questo, io sono andato senza fiatare in Publitalia, che è un'azienda allora con 1500 uomini sparsi per tutto il territorio, ho chiamato quelli che si potevano interessare subito dalle singole città, abbiamo costruito il partito in esattamente 90 giorni, perché il 27 marzo si andava a votare. Allora, questa che era una cosa straordinaria, la sua, un suo gesto di coraggio di Berlusconi di farlo, è stato poi interpretato come un fatto, diciamo, favorito dalla mafia, ma è un'offesa questa gravissima. E poi è successo esattamente come hanno ricostruito i giudici. Nel 93 c'era un momento di destabilizzazione del paese. Allora loro cosa hanno sostenuto financo questo? Berlusconi e Dell'Utri e Berlusconi hanno provocato le stragi di mafia. Noi siamo stati accusati anche di questo. Aver provocato, indagato, aver provocato le stragi di mafia, Falcone e Borsellino, i Georgofili, non so dove, Roma e a Milano e Milano Palestro, destabilizzare il paese, creare un partito nuovo, andare a votare, vincere le elezioni e andare al governo. Cazzo, è accaduto proprio